Quando volete. Allora mister, buongiorno. Com'è andata la settimana della squadra? Allenamenti, tutto a posto? Stai recuperando anche alcuni infortunati, diciamo, piano piano. Bene, è andato bene, abbiamo riposato 3 giorni dopo la partita contro Cotone perché abbiamo giocato venerdì e dopo la domenica prossima abbiamo avuto tanti giorni e abbiamo dato 3 giorni per riposare. Dopo abbiamo fatto tanto, martedì doppia, mercoledì doppia, giovedì venerdì un allenamento e domani allenamento di ricomitura. Tutti stanno facendo bene, alcuni infortunati ancora non sono pronti perché non vogliamo rischiare, non vogliamo prendere qualche rischio con Catalani e con Datkovic, che in un'urgenza potevano giocare, però noi non c'è un'urgenza perché tutti che hanno giocato sono pronti, sono in buona forma e per questo aspettiamo 3-4 giorni con tutti e due per prendere tutti e due l'allenamento della squadra completo, allenamento completo, perché una parte di allenamento già hanno fatto e da parte lì penso che si fanno tutta la settimana bene, possono stare per la prossima partita di Bologna, possono essere a disposizione della squadra. Tutti gli altri tra convocati e tra cessati per Vakic tutto rimane uguale come la settimana scorsa. Sì, a Terni, partiamo domani alle 9, mangiamo e riposiamo un poco e facciamo la finitura a Terni, sì. Per la sostituzione di Vakic, sai già chi giocherà? Ieri ho parlato con lui, lui pensa che giocherà, però già pensava, ultime due volte pensava che giocava e non ha giocato un minuto. Questo non possiamo sapere domani se vedrà, però in alcun caso non sarà a disposizione della squadra. Ti pensi che potrebbe poi San Marco, Schiattarella oppure a Campora? No, sono tanti schiaffi, Schiattarella, Gallardini, San Marco, a Campora, tutti questi sono a disposizione, c'è Agia, tutti possono giocare alla posizione, decideremo domani. Ho 3 o 4. Due dei due. Le opzioni sono tre. Ciao. Hai deciso? Sì, ho deciso, però non lo devo dire. Si deve giocare domenica, non c'è problema nessuno. È come quando si gioca venerdì, si gioca lunedì o martedì. C'è tempo sufficiente per recuperare, questo non vedo problema nessuno. E lui è un ragazzo forte, fisicamente fortissimo. Per questo, se lui deve giocare 3 partite in una settimana, non credo che fosse un problema. Hai visto la partita ieri? Sì, è stato spettacolare. Cosa ti ha impressionato? Del mondo, magari, la di giocatori singoli, qualcosa che hai visto, sia l'Italia che la Francia? Sì, tutti e due 4-4-2, penso che era una partita aperta, interessante, con tante occasioni di gol, d'Italia, anche di Francia, ho visto un poco Francia meglio, però Francia giocava con un del 21, un poco più forte, però sono ragazzi che penso hanno stato campioni del mondo, questo è una partita interessante, però tutti e due hanno giocato con un modulo similare, è un modulo da giocare. È un modulo che potresti proporre tu a te? Sì, quello... No.
Vabbè, almeno questo, dai. Per avere un dubbio bene. Niente 4-4-2. Le ammunizioni, le diffide di Migliore, di Wande, ti possono condizionare? No, no, giocano, si prendono la cartolina, quarta cartolina, non giocheranno contro Bologna, lo farà un compagno. Non mi condiziona niente. Noi pensiamo che Madonna e De Col, penso che non possono arrivare alla partita di Bologna, però in caso di che succeda qualcuna cosa con Migliore, possiamo giocare con Milos alla sinistra e con Valentini alla destra, o cambiare il modulo di 4, qualcuna o... Penso che anche a Campana si può adattare in questa posizione, se giochiamo con 5 è forte tecnicamente, fisicamente, ma troveremo una soluzione, sì. Se succede qualcuno, di per quante sono tanti, c'è una gira di San Marco che possono fare una posizione di quante. No, non mi condiziona niente, giocano e vogliamo vincere come sempre, dopo la partita penseremo in Bologna e vediamo se c'è qualcuno infortunato, qualcuno squalificato, però questo non è più. Scitum, penso che la settimana che viene può rientrare il lavoro del gruppo. Scitum si sente meglio che la risonanza sta dicendo. Risonanza del ginocchio un poco peggio che sul sentimento. Per questo siamo un poco frenati, non vogliamo giocare con lui, però lui vuole rientrare già. Però lunedì faremo una risonanza nuova e dopo decidiamo se si rientra martedì con il gruppo o una parte di allenamento di fare con il gruppo. E di col Madonna vediamo che la settimana che viene arriva magari farà una cosa con la squadra. Ritorno al gol di Giannetti, dopo tanti mesi di difficoltà, la prestazione e il gol di Valua sono forse le robe più positive della scorsa settimana. Adesso va più solo al demand davanti, a sboccarsi, a fare gol, a entrare in uno standard di prestazioni che ancora non abbiamo visto. Sì, manca lui, però come dico sempre, un giocatore con la giunta deve allenarsi al massimo, deve aspettare la sua opportunità di giocare. Noi abbiamo avuto la pazienza con Giannetti, abbiamo avuto la pazienza con Ebaba, abbiamo avuto la pazienza con qualcun altro, con Shinto che è stato tanto tempo fuori, e dobbiamo avere anche con Ardemagna. Anche lui deve seguire allenandosi al massimo e dopo, quando prende l'opportunità di giocare, la deve fare bene e dopo arriva il successo, arrivano il gol. Questo è una cosa di tempo, sappiamo che attaccanti sono così, una volta sono un tempo di non so, 2-3 mesi senza di fare un gol e dopo in una settimana fanno 3-4, è una cosa di fiducia, una cosa di recuperare in se stesso. Noi abbiamo la fiducia in tutti che sono qui, anche Arcisotti, Cito o Catalani che sono fuori. Mister, difesa 3 o 4, ce lo dici, 2 punte sì, sicure? Possibile, ma è difficile lasciare uno fuori adesso quando hanno fatto gol, questo penso che sì. Più tipo Livorno con Schiattarella insieme. È una possibilità Schiattarella così con la seconda punta. Però come ho detto, è il momento buon momento di questi due attaccanti che hanno aspettato tanto di fare gol. Potrebbero giocare loro. Esatto. La Ternana rivitalizzata da questa vittoria a Bari, certamente sarà un cliente
più difficile rispetto a quello che poteva essere due o tre settimane fa. Ah sì, ho visto Ternana contro Entella che non mi è piaciuto, sinceramente, dopo ho visto contro Bari una squadra totalmente diversa, che ha fatto benissimo, che ha vinto con merito, meritatamente, che ha cambiato il modulo, vediamo come toccano contro noi, però sono giocatori importanti, la rossa di Ternana e rispettiamo al 100% a Ternana o per un'altra squadra. Andiamo là per prendere il massimo come vogliamo sempre e dopo vediamo come faremo noi, come faranno loro, però una squadra buona dei giocatori importanti. Questo, siamo attenti e siamo anche convinti che possiamo farlo bene. Quindi c'è stato la festa del club, dell'orgoglio spezzino, dell'orgoglio qualche sera fa, e mi hanno detto che al di là della festa mi hai detto una cosa abbastanza interessante, cioè sono sorpreso perché non ho ancora vinto niente, cioè del fatto che c'è questa... Ho detto la verità, ancora non ho fatto niente, siamo in buona strada, stiamo facendo buon lavoro, io sento il calore della gente, dei tifosi, non solamente con me, sino che più importante con la squadra, però non ho fatto niente, io non so che può succedere se faccio quello che ho fatto con Wolfsberger o con Austria Vienna in Champions, non so che può succedere qui, si possiamo fare cose come abbiamo fatto là, non so che succede. Sì, già adesso poco che abbiamo fatto c'è tanta euforia con la gente, no? Perché di arrivare da Serie C a Serie A, di Serie 5, di Serie A, no, tanta euforia di meno, anche con Austria. In Austria abbiamo dimenticato dopo una settimana che siamo arrivati alla Champions, mi chiedevano perché abbiamo giocato così, non così. È una cosa, è un mondo diverso, qui in Italia è un mondo diverso, dico che in Austria io preferisco questo. Però è vero, non abbiamo fatto niente, abbiamo creato un gruppo, bueno, sano, comunque sempre, un gruppo che sa in tutti i momenti che vuole fare nel campo, però alla fine della storia. Strada dobbiamo fare il conto, manca tanto. Ecco. 14esimo chilometro. Come? Domenica 14esimo chilometro, arriva a 15. Esatto. Io dico, a me una vittoria non mi fa euforico, è una sconfitta, non è una tragedia per me, sono molto equilibrato, e vado per mia strada e ragazzi vanno per la stessa strada, per questo noi sappiamo che nell'ultimo mese abbiamo fatto bene, che la squadra si sta stabilizzando, però sappiamo che è una strada lunga e che questo da tante volte, gira tanto e per questo quando si arrivano tempi non tan buoni, no, non sarà una tragedia, seguiremo per la stessa strada di lavoro e quando è arrivato non sapevano tutti se era strada giusta o no, il nuovo modo di lavoro, sono io, tutto questo era nuovo, però si vede che si può funzionare bene anche con questo tipo di lavoro, questo magari è una cosa nuova, però se può avere successo. Un'ultimissima cosa, domenica ci tagliamo qua, si vede un pronostico. Una domanda. Che posso dire? Sì, Croazia non ha perso mai contro l'Italia, non perderà, anche questa volta non perderà, se no non vogliamo seguire in questa linea, sono convinto, arriviamo a un buon momento, la nazionale sta crescendo, ha migliorato tanto, ha fatto qualche cambio, è arrivato qualche giocatore giovane, le tre partite che hanno giocato
benissimo. Per questo penso che arriviamo, i croati arrivano con tanta fiducia anche per la partita contro l'Argentina, dove hanno fatto bene tanti ragazzi giovani, si respirava un ambiente sano, e per questo penso che sarà una buona partita. E come croato aspetto una vittoria di Croazia o un pareggio. Grazie. Grazie a voi.